Ciao popolo blucerchiato, non ho neanche più le forze di arrabbiarmi. Contro il Bologna ero incazzato nero, contro il Cagliari ero molto arrabbiato. Oggi non ho neanche la forza né la voglia di essere arrabbiato. Sono schifato perché c'è da mettere la cosa principale. Abbiamo perso perché abbiamo meritato di perdere. Abbiamo perso 3-1 contro un Genoa migliore, semplice. Abbiamo giocato un tempo a testa. Ma sapete qual è la cosa più brutta? Che la differenza si è vista proprio nel come è stato giocato il tempo. Noi abbiamo fatto un primo tempo da fenomeni, ma tutto su giocate singole. Noi abbiamo fatto un gol per un'invenzione di Verre. E basta. Il Genoa ha fatto 3 gol giocando di squadra. Un pizzico di fortuna, ma se l'è costruito. Solo contropartita l'ha passata all'altro, classico gol alla FIFA. Però intanto questo è giocare di squadra. Gol in contropiede, uguale. Audero a momenti faceva un salvataggio miracoloso. E poi boh, sul 3-1 abbiamo spento, anche nel finale, sì, ci abbiamo provato, anche Candreva ha provato qualche cross, ma poca roba. Non ci credevano neanche loro. Mi dispiace dirlo, ma abbiamo meritato di perdere. Non ha senso giocare un tempo, se, cioè, la partita è composta da due tempi, non solo uno. Ci stiamo abituando a perdere il derby, che è la cosa peggiore in assoluto. E io sinceramente sono molto amareggiato, ve lo assicuro, non ho neanche la forza di arrabbiarmi. E siamo stati anche fortunati. Siamo stati molto fortunati che l'arbitro è stato bravo con Lloris. Cioè, allora, appena preso il gol dell'1-1, Lloris ha fatto un intervento su Marchetti. Minchia, ma quello non è da rosso, quello è da dargli una fucilata direttamente. Ha tentato omicidio, gli è entrato col ginocchio qua. Puttana bastarda. Io personalmente avrei dato rosso diretto a un idiota come Lloris che non dovrebbe neanche calcare i campi di calcio. Che mi chiedo, qual è l'unica utilità di Lloris? Quella di confondere gli avversari, per forza. Con lui chi è? Con noi o con loro? Perché sta facendo cagata tutto. Non lo so! È con noi? No, è un'altra maglia dell'altra squadra! Ho capito, ma sta aiutando noi! Eh già. Però voglio dire, chi fai giocare al posto di Lloris? Audero! Sarei più sicuro di avere Audero in porta. Tanto quella sfiga che abbiamo noi, ogni tiro in porta, anche se Audero fa un miracolo, poi gli altri lo buttano dentro. Che cazzo dobbiamo fare? Anche se avessimo giocato senza portiere, avremmo comunque subito 3 gol. Quindi, voglio dire, abbiamo creato una valanga di occasioni e abbiamo fatto un gol. Il Genoa ne ha creati 3 e ne ha fatti 3. Ma perché? Ha giocato da squadra. Noi abbiamo sperato nel gol del singolo, nella giocata del singolo giocatore. Che ci desse qualche minima gioia, ma niente, niente. Popolo blucerchiato, iscrivetevi al canale YouTube. Speriamo di tornare a vincere in fretta perché qui. Molto bene, ora che ho fatto la versione politically correct, tutti possono essere contenti. Scusate se ho tolto il video, ma sto andando a cercare una corda con la quale impiccarmi. Ciao popolo blucerchiato, iscrivetevi al canale YouTube e tutti quelli che sono genuani se ne possono anche andare a fan.